Ciao a tutti, innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che fanno dagli attivisti, dall'ultimo dei meetup agli attivisti, alle liste, ai consiglieri, sindaci, consiglieri regionali, sino ai parlamentari. State facendo un lavoro di progressione straordinario. Cominciano ad accorgersi che siamo competenti, perfetti, onesti, trasparenti e hanno una paura fottuta. Quindi, adesso stiamo quasi per arrivare alla scena finale del film Le Iene, quando i gangster si sparano. PDL, PD meno L hanno fatto questo inciuccione cercando di dare la colpa a me, a noi, che dicevamo di no a questa farsa che hanno fatto. In fondo volevano solo dei voti in più per avere la maggioranza e governare sempre a loro piacimento senza di noi. Non hanno ancora avuto neanche non so, non hanno neanche constatato che siamo come partito, come movimento, il primo movimento in Italia come numero di votanti. Quindi stanno facendo, le hanno tentate tutte, da modificare la legge elettorale in corso, vi ricordate i simboli, a fare le elezioni 4 mesi prima a febbraio e a mettere un uomo di 88 anni, ancora una volta come Presidente della Repubblica, messo lì, non si sa bene cosa fare, a proteggere questa larga intesa. Se vi ricordate, le loro campagne politiche erano ed elettorali erano smacchiamolo, smacchiamo, smacchiamo il giaguaro e la chiamavano senso di responsabilità. Poi è successo che lo psico evasore è venuto fuori con la condanna, magari non se l'aspettava nessuno, e ha messo in crisi tutto questo apparato che era già in crisi. Allora adesso si tratta di andare alle elezioni subito, di andarci. E andarci con questa legge elettorale perché hanno una paura fottuta che noi con questa legge elettorale, il porcello che loro hanno usato per 8 anni senza fare niente, possa avvantaggiare il Movimento 5 Stelle con il premio di maggioranza. Hanno una paura fottuta che andiamo alle elezioni e ci sarebbe anche la possibilità di vincere. E questo li fa andare in bestia perché c'è il semestre italiano e l'Unione Europea, cioè il Presidente del Consiglio eventuale che ci potrebbe essere. Potrebbe diventare il Presidente del Consiglio europeo. Vanno inseriti questi punti. Il voto di preferenza. Il voto di preferenza, se vi ricordate, noi abbiamo fatto una battaglia nel 2005-2006, è sempre stata una nostra, il primo V-Day c'era il voto di preferenza. Allora bisogna inserire nella Costituzione questa legge, il voto di preferenza, vincolo di mandato. Il vincolo di mandato ci deve essere, perché non puoi farti eleggere con un partito dopo 15 giorni perché non sei più d'accordo, vai in un altro, magari ti tieni i soldi dei rimborsi elettorali. Dobbiamo fare l'abolizione del voto segreto. Cos'è questa prassi, questo incantesimo che entrano in una specie di Vespasiano e escono con un sorrisino guardando verso l'alto? Il voto deve avere il coraggio di essere uomo e di dire: sono io, ho votato così e non ho votato in un altro modo. La possibilità di sfiduciare l'eletto da parte degli elettori, non è che tu vai dentro, fai gli affari tuoi, cominci ad avere una tua filosofia, hai accettato delle regole, le hai firmate, vai dentro e poi impazzisci. Gli elettori hanno tutto il diritto di rimandarti a casa, quello che vorremmo noi fare. L'obbligo di attuazione del programma elettorale, noi il nostro programma elettorale lo vogliamo attuare, combattiamo dal mattino alla sera con i parlamentari fino a mezzanotte la legge per fare il nostro programma, che sono le piccole e medie imprese, il reddito di cittadinanza, la legge contro il conflitto di interessi, sulla incandidabilità di Berlusconi, le abbiamo fatte tutte, il cambiamento della legge elettorale, ci sono tutti i nostri 20 punti, noi li vogliamo portare a casa tutti, l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre detto quello che abbiamo fatto. Io non vi ho mai mentito, quando facevo la mia campagna elettorale andavo nelle piazze di tutta Italia e gridavo: tutti a casa, tutti a casa, è quello che faremo, li manderemo tutti a casa. Adesso ne abbiamo l'opportunità, passa una volta sola questo treno, scusate se mi permetto. Esclusione del politico condannato in via definitiva, è quello che abbiamo fatto, Parlamento pulito in tutte le piazze d'Italia, questo nel 2007. Ratifica attraverso il referendum popolare della legge elettorale. E l'inserimento in questa, cioè nella legge elettorale della Costituzione, cioè quando è modificato la legge elettorale va messa dentro nella Costituzione in modo che non si tocchi più, non che qualche partito così per sua scaramanzia la modifichi durante e prima o dopo le elezioni.
Poi l'abolizione, le nostre battaglie sono l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, noi l'abbiamo fatto, abbiamo dato indietro 42 milioni, ma se io volevo dei soldi, se io volevo del potere, non potevo fare il tesoriere del movimento e prendermi 42 milioni di euro, che sono una cifra iperbolica, non l'abbiamo neanche toccati, l'abbiamo rifiatati. E quando il PD ci diceva facciamo degli accordi, mi ha detto benissimo, cominciate a dare indietro la vostra quota dei 46 milioni di euro, non ci hanno neanche risposto, anzi la prima rata a luglio di 91 milioni se la sono divisa tutti i partiti, anche quelli scomparsi che non ci sono più, questi devono andare a casa, ve lo dico col cuore, abbiamo questa grande opportunità. Poi abbiamo il referendum propositivo senza quorum da inserire nella Costituzione, l'ultima analisi e l'ultima decisione spetta ai cittadini, è questa la democrazia diretta, se no di che cosa parliamo? Noi andiamo a vedere se fare un ponte, una scuola, una pista ciclabile, un ospedale o un inceneritore, lo decide in base ai soldi disponibili, lo decide il popolo italiano, i cittadini devono mobilitarsi, informarsi e andare a votare, se non vai a votare peggio per te, vince la tua opposizione. Obbligo di discutere le leggi popolari in Parlamento, le nostre leggi del Videi, 350.000 firme buttate in magazzino 350.000 persone che volevano cambiare veramente il Parlamento pulito, i pregiudicati, ve lo ricordate, non vi sto a fare dei riassunti strani. Noi non vogliamo fare 4-5 cose insieme, noi vogliamo farne una. Il Movimento 5 Stelle vuole fare una cosa sola, mandarli tutti a casa. E adesso abbiamo questa grande opportunità. Se andiamo alle elezioni, allora abbiamo questo treno che passa. E se poi i coinvolti, quelli che non vogliono cambiare, quelli che vogliono ancora votare PDL o PD-L per mantenere lo status quo e continueranno ad avere questa logica di io ho la pensione, la seconda casa, non voglio cambiare niente, io ho lo stipendio pubblico, ho due cose, ho un altro lavoretto, non voglio cambiare niente. Adesso però dovreste farvi un mente locale di qualcosa che sta per succedere. Magari queste garanzie dello status quo non ci saranno più, e se non ci saranno più stipendi pubblici, non saranno più soldi per le pensioni, che cosa farete? Che cosa vi metterete in un angolo a piangere per quello che avete fatto o non avete fatto negli ultimi 30 anni? No, noi non ci meritiamo questo. Abbiate il coraggio di informarvi, siate curiosi. Capisco che queste informazioni non arrivano dai telegiornali che sono in mano ai partiti o dai giornali che sono in mano alle banche, Confindustria e via così. Siate curiosi, andate un po' in rete, prendetevi qualche informazione, andate a vedere che cosa fanno. Andate a vedere perché il PD magari vota a favore degli F-35 in Parlamento e poi fa i manifestini nei festival di unità contro gli F-35 a favore dell'amore e non della guerra. Andate a vedere perché il PDL invece in Parlamento vota a favore dell'IMU e poi in televisione vanno a dire che ve lo ridanno indietro, anche la prima rata, vi ci metto anche un set di pentole e delle federe. Allora questa gente qua che ha tradito da uomini, non sono neanche uomini, che tradiscono mentre parlano, sanno già di tradirti, li dobbiamo mandare tutti a casa. Vi prego, li manderemo tutti a casa, se li mandiamo tutti a casa respireremo, faremo un respiro meraviglioso e questa terra è talmente straordinaria che ci prenderemo un paese in macerie, ce lo prenderemo con un senso di responsabilità che non avete mai visto, perché tutti quei piccoli sindaci nei comuni che abbiamo fatto sono persone che magari hanno avuto un po' di tentennamenti all'inizio, ma adesso è una meraviglia, infatti non ne parlano più dei nostri sindaci di Ragusa, di Palermo, di Parma o di altri comuni, perché hanno introdotto una figura nuova nella politica degli ultimi 30 anni, è una figura nuova che scombussola, che terrorizza l'onesto, l'onesto. Ecco, noi abbiamo bisogno di onestà, trasparenza, essere aprire i comuni, far lavorare i comuni, far vedere, avere un rapporto con le persone, andare in Parlamento con gli autos, le macchine private, in bicicletta, come fanno nei paesi civili. Basta con questi topi, con questa gente che ha disintegrato il paese e è in televisione a sorridere, a darci formule per la lucina. Adesso ve lo meneranno così con i giornali, forse si intravede qualche cosa, forse faremo. Oh, con la vendita di 3 aerei su 10 compreremo dei Canadair per gli antincendi e ricaveremo 50 milioni. Ricaveremo, compreremo, forse faremo. Basta. Non li vogliamo più sentire, neanche se ci promettessero il miracolo dei miracoli. Basta, devono
andarsene tutti a casa. Se andremo alle elezioni, vi prego, un voto, un calcio in culo, un voto, un calcio in culo su tutte le piazze d'Italia. Un abbraccio, siamo sempre più forti, sempre più preparati, sempre più trasparenti, e la forza, la nostra forza che ci deriva è la forza di cose normali, di essere perfetti, di essere onesti, onesti. Questa è la parola chiave. Vi abbraccio tutti e ci vedremo a breve.